Siamo con Fiore Manni che sta per andare alla Galleria Maiorino, dove ci sono i ragazzi del Senzale che la stanno aspettando, per parlare del suo ultimo libro di Rizzoli, edizione Rizzoli, Il Re delle Volpi. Chi è questo Re delle Volpi, Fiore? Allora, in realtà è un po' spoiler perché arriva verso metà del romanzo. E allora, vabbè, siamo vaghi. Perché hai scelto questo animale? La volpe è un'astuta, furba, quindi già mi lascia pensare che sia un personaggio che ha dei risvolti particolari. Allora, la storia in realtà inizia a Londra nel 1899. Abbiamo la nostra protagonista Marian, che è un ragazzo che appartiene alla middle class inglese, figlia di un giudice, con due sorelle maggiori che sono sposate con ottimi matrimoni organizzati dalla madre, e il giorno del suo 18° compleanno sua madre le dà la bella notizia perché è riuscita a trovare un partito perfetto, esatto, si dovrà sposare. E Marian è la tipica ragazza che non riesce mai a dire quello che vuole, che si lascia sempre un po' trasportare dalla vita perché magari è un pochino più introversa, un pochino più timida, e ha anche una famiglia molto molto ingombrante che di solito la obbliga, insomma, a scelte che lei magari non vorrebbe fare. E va in campagna nella villa dei Lawrence a incontrare Carl Lawrence, che è il suo futuro marito, e scopre che è un idiota e non è, e lei è sempre sempre più infelice e non proprio entusiasta dell'idea di questo matrimonio. E mentre tutti quanti si stanno preparando per la caccia alla volpe, incontra una volpe Di cui non diciamo troppo perché ho capito che... Di nome Macbeth, che le dice che se l'aiuterà a tornare a Ferie, che è il regno del piccolo popolo, ovvero degli Scide, in cambio il re delle volpi, che è il suo padrone, le potrà esaudire un desiderio. E Marian effettivamente ha un desiderio da esprimere e quindi decide di intraprendere questo viaggio, per poi, quando attraversa, diciamo, la porta per arrivare a Ferie e lasciare l'altrove, che è il nostro mondo, scopre che il re delle volpi non è proprio quello che si era immaginata. In questo romanzo fantasy tu affronti delle tematiche, insomma, molto importanti e anche molto attuali: la consapevolezza di sé, riuscire a affermare, forse anche a capire quello che realmente c'è dentro ciascuno di noi, perché noi siamo bersagliati da tante cose, quindi forse riuscire a capire realmente quello che a noi interessa e soprattutto a noi piace, quello che vogliamo fare. Sì. Sbaglio? Aggiungi qualcosa su questo aspetto importante. Ok, è che Marian, per la soprattutto all'inizio del romanzo, si comporta come una ragazza del suo tempo, quindi schiacciata dal patriarcato, schiacciata da quello che vuole la famiglia per lei. Nel momento in cui si ritrova invece a Ferie, che è un mondo, una dimensione in cui non ci sono più le regole sociali a cui è abituata, riesce finalmente a capire chi è davvero, a capire cosa vuole davvero e a muoversi per la prima volta di conseguenza, e quindi a capire veramente chi è. Sì, ultima domanda e ti lascio andare. Chi vorresti che leggesse questo libro? Oltre ai ragazzi, però secondo me è un libro, io l'ho letto, interessante per molti. Grazie. Ho messo all'inizio del romanzo una citazione di Lewis, che dice che un giorno sarai abbastanza grande da poter leggere di nuovo le fiabe. E Il Re delle Volpi è proprio una favola per adulti, perché ha una dimensione di genere fantastico che ricorda molto Diana Wynne Jones, Il Castello Errante di Howl, oppure anche un po' le atmosfere dei film dello studio Ghibli, o Stardust di Neil Gaiman. E quindi, diciamo, a chiunque piaccia un po' questo tipo di atmosfere potrebbe essere il libro giusto. Può anche scoprire proprio attraverso la tua storia un genere che si mazzica poco, per chi non è appassionato di questo genere. Fiore, sei stata gentilissima. Grazie con questo mille. Vento gelido, ti lascio i ragazzi. Grazie. E in bocca al lupo. Grazie.